saluto Andrea. Ciao Stefano. Gli chiedo come ne siete usciti lunedì piuttosto travagliato, dove peraltro io ho visto comunque nel secondo tempo un gran Padova che ha messo in difficoltà la Fiorentina. Sembrava proprio che vi foste sbloccati proprio dalla paura di quella situazione, chiaramente che era un po' anomala per tutti quanti. E chiederti anche se il fatto di poter giocare con, sapendo già i risultati di tutte le altre, può essere un vantaggio per te domani sera. Ma parto dalla prima, insomma, era una situazione nuova, ci siamo trovati in quel momento e quindi è stato difficile, però credo che anche il primo tempo, insomma, qualcosa è stato fatto, però che dal punto di vista psicologico, insomma, qualcosa abbiamo pagato, poi i valori sembravano veramente spropositati. Invece un po' così il secondo tempo abbiamo fatto un altro tipo di partita, proprio al di là dell'aspetto tecnico e tattico, proprio mentalmente più liberi, non ha più niente da perdere. Abbiamo fatto tante cose buone, però fa parte ormai del passato, dispiace perché comunque il Padova deve comunque sempre cercare di andare avanti, però credo che poi alla lunga anche questa competizione possa portare soltanto via energie. È stata una bella avventura, però secondo me è meglio che sia finita, anche perché in queste condizioni, in queste situazioni, credo che abbiamo soltanto da rimetterci in generale, anche se era bello incontrare squadre di livello superiore. Però sono d'accordo con te che è stata sicuramente una ripresa diversa e siamo contenti della reazione. Per quanto riguarda domani, al di là dei risultati che sinceramente non mi interessano, come non guardo la classifica, noi dobbiamo guardare a noi, abbiamo avuto un giorno in più per poter recuperare e credo che il risultato più bello di questi giorni sia stato la negatività poi dei giocatori e del componente dello staff, quindi credo che abbiamo perso la partita, però credo che lì siamo stati fortunati e quindi non abbiamo perso né i giocatori né i componenti dello staff, quindi siamo a completo, abbiamo recuperato giocatori, quindi domani viene con noi anche Paponi e Cresis, quindi stiamo pian pianino recuperando giocatori e quindi queste sono le cose, gli aspetti positivi che credo che contino in questo momento. Ma avete già avuto, mister, l'esito degli ultimi tamponi? O quelli che state ancora aspettando? No, quelli di sierologico di sembra abbiamo fatti solo ieri, sì, e abbiamo fatto i tamponi oggi e domani credo. Quindi ok. Il sierologico di ieri è negativo, quindi tutti i ragazzi, quelli che dicevo prima, siamo molto contenti perché insomma un po' di paura, un po' di spavento, un po' di preoccupazione c'è stata. Dovevi giocare, credo che era quello è stato l'aspetto più difficile da sopportare, ecco, per i componenti, per i giocatori e per tutti che eravamo lì insieme. Questo conta più, non c'entra più niente, dobbiamo concentrarci, focalizzarci tutti su questa partita, che è una squadra che secondo me ha dei valori importanti, anche loro, leggendo così, hanno sostenuto questo virus maledetto e quindi niente, comunque è una partita difficile su un campo difficile, una squadra, credo che una squadra impegnativa, molto molto impegnativa. Ecco, loro dicevi, no mister, loro comunque hanno qualche problemino purtroppo legato al virus, perché a parte il mister c'era già qualche giocatore fuori, sono in isolamento a Cesenatico, escono solo per allenarsi, poi ovviamente domani sera per venire alla partita. Per te poi anche un derby, no? Essendo di Ravenna, Ravenna-Cesena è un po' un derby per te, chiedo. No. Cesena è sempre stato, no, sono nato lì, ho cominciato a Ravenna, però non è un derby. Ravenna, credo che Cesena sia un po' l'orgoglio. Molti ravennati non la prenderanno bene, però Cesena è stato un po' sempre il fulcro, ha fatto la Serie A tanti anni, società importanti, tifo importante, un aspetto che credo che insomma
affinché si possa paragonare con la realtà romagnola. Quindi Cesena è in cima alla graduatoria, quindi ho avuto anche rapporti con dei dirigenti che hanno giocatori che è sempre stato un po' il fiore all'occhiello della Romagna del calcio, però non lo vedo come un derby, lo vedo anzi con una partita difficile. Andiamo a affrontare una società gloriosa, importante, che sta ricostruendo anche loro, quindi partita difficile. A parte che lì ci avete giocato anche a gennaio. Scusa Stefano, faccio vai, rapidamente. Vai, Paul. Il campo è sintetico, può essere un top, tra virgolette. Cesena non è proprio sintetico, è un terreno misto, quindi credo che poi magari il campo conta relativamente, conta l'atteggiamento, la preparazione, la voglia, le motivazioni. Il campo di sé per sé conta poco, ecco. C'è di fatto che secondo me anche loro hanno un gruppo tifo importante e quindi forse anche più di altre squadre sentono questa situazione, perché insomma Cesena la curva è importante come da tutte le altre parti, ecco. Dicevi prima a proposito della formazione, ci sono dei rientri importanti, però adesso hai anche un 11 di partenza ben collaudato, quindi possiamo aspettarci questi giocatori che rientrano in panchina in un primo momento? Ma l'11 collaudato, insomma, abbiamo fatto diversi cambiamenti nelle gare che abbiamo giocato, quindi credo che al di là dell'11 è un gruppo che prepara la gara. Come abbiamo dimostrato nelle gare passate, abbiamo fatto tanti cambi, a volte le gare anche ravvicinate, quindi il gruppo consolidato degli 11 non c'è. C'è una squadra che è fatta oggi andiamo via in 21 più 3 portieri, però poi rientreranno anche Jefferson, e Valentini e Beretta. Sono ancora in mano. Esiste una squadra che gioca e a volte molto spesso abbiamo cambiato gli 11, quindi credo che sia quella un po' la forza di questo gruppo. Senti Andrea, guardando un attimino anche l'escalation delle ultime prestazioni, si vede un'impronta diversa, no? Cioè si vede una squadra che tu alterni anche attraverso i vari avvicendamenti, molto coesa, molto forte, anche dal punto di vista, soprattutto secondo me, del morale, della personalità. A quanto ritieni in termini di percentuale di essere arrivato nella formazione della tua squadra ideale? Cioè è un Padova che può sicuramente ancora migliorare, se sì dove? Ah no, Padova che è in crescita, sono d'accordo con quello che hai detto, ma io credo che i margini di miglioramento siano ancora molto molto ampi, quindi assolutamente, al di là dei risultati, però di anche tante modifiche che abbiamo fatto, qualche situazione nuova, credo che abbiamo, sono convinto, poi spero che sia così, che abbiamo ancora tanti ampi margini di miglioramento, quindi faccio fatica a dare una percentuale di quello che possiamo essere, anche perché il periodo del lavoro è sempre stato molto 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 stretto, perché con tante gare da giocare così in pochi giorni fai fatica anche a lavorare, quindi il lavoro tra virgolette, l'allenamento più importante poi diventa la partita e comunque ti manca sempre l'allenamento per e migliorare le situazioni tecnico-tattiche, quindi siamo sempre in una fase che come credo che sia importante quello che hai detto, quindi che le motivazioni, che l'entusiasmo sia alto, perché poi, ripeto, la crescita dipende anche molto dal lavoro, e il lavoro possiamo fare poco, quindi il lavoro importante è la partita, e quindi da questo punto di vista siamo contenti, siamo ottimisti. Siamo consapevoli che stiamo facendo bene, siamo contenti, però ripeto,
domani è un'altra gara e ogni gara ha delle difficoltà e dobbiamo essere bravi, 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 perché domani è una partita dura, dura e dobbiamo essere veramente concentrati come credo che saremo. Vabbè. Una curiosità invece, scusa mister, a Firenze nel secondo tempo ti sei messo con la difesa 3, correggimi se sbaglio, giusto? Giusto? Ah, era un po' la... No, era solo per chiederti se può essere una soluzione, visto che poi la squadra ha fatto molto bene nel secondo tempo a Firenze, se è una cosa che puoi pensare anche per l'inizio della partita domani sera. Ah sì sì, quello ci penso sempre, però proprio l'entusiasmo, cioè quello che mi piace appunto, che avendo cambiato, avendo provato poco, è stato proprio un atteggiamento con coraggio, con voglia di fare, con le motivazioni contro degli avversari di livello veramente superiore, e cambiando così in corsa, però ripeto, molto determinato anche, dovevamo cambiare, avere poco tempo per cambiare. E l'avevo detto, giochiamo tutti un quarto d'ora, 20 minuti, se riusciamo a rimetterli in piedi, e sono stati bravi a crederci, e quindi merito loro, merito dei ragazzi. Io posso avergli dato un'idea, ma lo sviluppo e tutto quello che hanno trasformato è soltanto merito dei ragazzi. E quindi perché no? Perché non dall'inizio, partite in corso, oppure in futuro, ripeto. Quindi sono cose che abbiamo provato un po' perché eravamo spalle al muro. Quando avremo un po' per lavorare, magari potremo avere un po' più di conoscenze in più con andare del tempo. Volevo chiederti invece, visto la settimana che ha vissuto Bifulco, che si è dovuto allenare a parte per caso di forza maggiore per 3 giorni, secondo te domani potrebbe essere pronto per partire al primo minuto oppure no? Vediamo. Oggi li ho tenuti un po' ancora, anche oggi tutti in stand by, nessuno sa chi gioca domani. Perché così... Giusto. No, voglio tenere alta, perché credo che domani veramente è una partita molto, molto importante, ci dobbiamo tenere, voglio non dare scontato niente, vedremo domani. Penso che Alfredo, insomma... A parte ieri, ce lo vedevo ancora un po' frastornato, però credo che insomma, un ragazzo positivo, quindi credo che abbia ormai alle spalle quei brutti giorni. Ecco. Un'ultima considerazione. Ah sì, scusami Pollo, proprio una considerazione generale su questo tema qua. Più una curiosità, visto che, come dicevi tu, il Covid probabilmente influenzerà tutta la stagione 2021. Nel bene e nel male, nel bene magari per chi riuscirà ad avere meno positivi. Per cui, insomma, volevo capire se avete dato anche delle linee guida ai giocatori per magari per i comportamenti fuori dal campo. Non si può vivere in una bolla, ma non so, magari come vi state comportando. Ma noi sicuramente delle linee guida le abbiamo date. L'altro giorno abbiamo fatto un'area con tutta la squadra, lo staff medico, staff generale, quindi col direttore, conosciamo con... di tutti, quindi le linee guida si danno, però poi bisogna essere anche tra virgolette un po' fortunati in tanti aspetti. È chiaro che non so, è difficile dire, noi cerchiamo di fare il massimo di, quindi al di là delle linee guida, anche dalle responsabilità di ogni singolo individuo del gruppo squadra, del gruppo dirigenziale, credo che ci fa pensare, abbiamo 3 giocatori dello staff, uno dello staff e 2 del gruppo che erano positivi, poi dopo 2 giorni sono risultati completamente negativi, qualche cosa che non è chiaro neanche a noi, cioè, però bisogna veramente stare molto molto attenti e quindi questo sicuramente è un invito più che un obbligo, però un invito alla responsabilità generale perché è importante per tutti, ecco, al di là del gruppo calcio. Okay. La mia invece, mister, è proprio una curiosità più che altro, visto che giocate domani sera, voi andate via immagino oggi pomeriggio in ritiro, ma domani tutti hai un'altra seduta per provare le ultime cose, cioè fate qualcosa domani? No, noi partiamo nel primo pomeriggio, adesso andiamo a pranzare insieme, poi direttamente andiamo a Cesena, no, domani non,
facciamo niente, perché insomma sarebbe andare in giro altri ambienti, quindi stiamo nella, tra virgolette, come hai detto tu, nella nostra bolla, stiamo lì e aspettiamo questa partita molto 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 importante. Poi insomma il programma è 2 o 3 settimane che ne abbiamo un giorno, dopo la partita gli do una giornata libera, riprenderemo l'allenamento il mercoledì, anche perché dopo poi andremo direttamente ad altri 10 giorni di fila con la partita in casa con la Virtus, poi andiamo a Perugia, poi andiamo a Mantellini in casa, quindi di nuovo andiamo 3 partite in 8 giorni, quindi andiamo un giorno di scarico praticamente martedì, indipendentemente da tutto, e riprenderemo i lavori, l'allenamento mercoledì mattina.